28 febbraio 1916. Muore a Londra per un attacco cardiaco Henry James, uno dei più grandi scrittori e critici letterari statunitensi. Figlio di genitori entrambi intellettuali, scrive complessivamente 22 romanzi, di cui 2 incompiuti, e 112 racconti, oltre ad alcune opere teatrali e a un larghissimo numero di saggi e articoli di critica. I romanzi di James svelano in profondità i moti dell'animo umano e si concentrano sulla vita interiore ed emozionale dei protagonisti. Fra i suoi capolavori, Ritratto di signora, L'americano, Daisy Miller, I bostoniani, da cui sono state tratte celebri opere cinematografiche.